Il piano regionale di qualità dell'aria, come è noto, che in un primo momento collocava Modugno insieme in altre città, in una fascia di criticità, essendo caratterizzato, oltre che da emissioni tipiche di tipo urbano, da problematiche serie di tipo industriale, successivamente è stato modificato, perché il decreto legislativo 155 ha imposto una filosofia diversa del piano regionale di qualità dell'aria, basata appunto sulle reti di centraline, sul sistema di modellistica e delle definizioni quindi della criticità sulla base del superamento dei limiti normativi di questi siti fissi su cui viene monitorata la qualità dell'aria. Questa è la differenza fondamentale, per cui attualmente in Puglia le criticità e quindi i piani di mitigazione si riferiscono unicamente alle comunità di Tocchiarolo e di Taranto e non interessano Modugno, perché nonostante la lettura che il rappresentante della Consulta ha dato dei dati del 2011, nei dati delle centraline dell'area modugnese non si sono riscontrati i superamenti che la legge prevede. Ora, di che cosa parliamo? Di quali centraline parliamo? Parliamo di una rete che comprende delle centraline, una è quella della rete regionale, è stata detta, quella ENAI, e poi ce ne sono altre che sono state mutuate dalla rete che l'Associazione Integrata Ambientale della Via Prima imponeva a Sorgenia. Quello fu un atto giusto di imporre questa rete di monitoraggio a Sorgenia. Per quanto riguarda la nostra funzione di gestori del piano di monitoraggio e controllo di Sorgenia, che è un argomento diverso, ancorché correlato rispetto al precedente, perché noi abbiamo preso una centralina del Sorgenia, la nostra abbiamo messa nel piano regionale di qualità dell'aria. Però noi abbiamo anche la funzione di gestori del piano di monitoraggio e controllo di Sorgenia, anzi in primo luogo abbiamo quella funzione e poi secondariamente quella di gestore della rete del piano regionale di qualità dell'aria. Per quanto riguarda la funzione nostra, noi mensilmente mandiamo i report all'azienda e anche al comune di Modugno, che mensilmente ha le informazioni grazie alla quale il dottore ha potuto indicare le defaianze di una centralina nel mese di agosto del 2013. Ora noi, per quanto riguarda quella centralina, avendo a fine anno, perché questa attività poi di reportistica viene fatta nell'anno successivo, indicheremo, stiamo per indicare in un rapporto a Sorgenia che nel 2013 per quella centralina si è verificata una disfunzione gestionale. Ovviamente lo invieremo questa reportistica, oltre che naturalmente al Comune di Modugno, anche al Ministero dell'Ambiente e che è l'autorità, e alla Regione, e indicheremo che c'è stata questa violazione del rispetto del limite minimo di efficienza di una centralina, che per quanto riguarda il PM10 è pari al 90%. E questo è un problema, cioè se noi abbiamo questo quadro, come continuiamo ad avere nel 2009 per i ricoveri di patologie di PBCO, di broncopatia cronico-ostruttive nel comune di Modugno, è evidente che bisogna avere particolare cautela proprio per il principio di precauzione che invocava il collega nel favorire ulteriori sorgenti emissive che hanno come target l'apparato respiratorio. Ma questo non significa che le sorgenti emissive esistenti causino questa situazione di eccesso. Potrebbero pure, però ripeto, l'evidenza non c'è. L'evidenza è comunque sufficiente per indurre a cautela in ulteriori sorgenti emissivi che esistono sul territorio. Ma la distinzione tra precauzione e prevenzione ci è chiara, ci è chiara. Guardi che non è tanto facile, perché la prevenzione presuppone una situazione contingente, nitida, definita, che se faccio questo mi capita questo.
La precauzione significa che è potenziale. Non ho elementi sufficienti, questo è, non ho elementi sicuri per poter dire non accadrà se faccio questo o questo. La precauzione è una difesa avanzata rispetto alla, alla prevenzione. Di fronte ad una situazione nella quale il dato non è mai certo, è sempre, come dicono ormai tutti, ballerino, non è una scelta mia come se fosse un sindaco impazzito. La precauzione è un dovere, previsto ormai dalle norme, è una categoria giuridica, è un avamposto della prevenzione, che viene dopo. C'è questa certezza? Non c'è questa certezza. In una situazione come questa, il Consiglio di Stato dice è un dovere. Non si può attendere finché la scienza scioglie il nodo. Non è consentito attendere, vediamo se nel tempo risolvono il problema e fanno un accertamento definitivo. Nel frattempo, se il dubbio c'è, tu devi intervenire. Io ho, il sindaco ha il dovere di intervenire quando c'è una incertezza, anche solo scientifica, sulla situazione reale dell'inquinamento, del pericolo e così via, tutti questi elementi che noi sappiamo. Se noi dobbiamo accettare che dobbiamo mettere a repentaglio perché non abbiamo il dato certo, la prima è sbagliata, la seconda è parziale, la terza non è ancora sicura, c'è una situazione nella quale il dato non è accettato. Mi dispiace, in quel momento tu sei nell'adempimento del tuo dovere, in attesa, io non attendo, in attesa ti impedisco. Appena lei farà la cortesia di esercitare fino in fondo note capacità scientifiche, me lo comunichi. Io quella ordinata la mangio, la distruggo per la felicità del dato che lei mi dovesse dare, è tutto a posto. Ma non raccontato così tra noi, con la stessa ufficialità con la quale ha detto che non sono sufficienti tutto quello che è stato fatto finora. Per quanto mi riguarda, noi abbiamo dato esecuzione a un obbligo tassativo, ormai abbiamo recepito le regole europee, ormai non è che andiamo avanti come un popolo primitivo, le sappiamo queste cose, le sappiamo che il dovere delle misure di precauzione sono